Sindaco Lacchetta, è arrivato questo avviso di garanzia, come si sente? Beh, un avviso di garanzia che mi aspettavo, è un atto dovuto che la magistratura deve, soprattutto nel rispetto delle vittime, è giusto che ci sia un approfondimento di indagine con tutte le persone coinvolte. Questo approfondimento che non avrà più a capo la Tedeschini, si cambierà, che cosa si prevede? Ho massima fiducia nell'autorità giudiziaria, quindi al di là di chi sia il pubblico ministero, la verità sono certo che verrà a galla e quindi non cambia lo stato delle cose. Quindi sicuramente il sindaco Lacchetta con tutti i suoi avvocati che abbiamo visto anche nel Consiglio Comunale di poco tempo fa starà facendo tutti gli atti dovuti. Sì, noi attiveremo ogni misura affinché emerga nel rispetto di quelle che sono chiaramente le procedure giudiziarie convenzionali che si attuano in questi casi e quindi con il mio pool di avvocati stiamo già seguendo la strategia da difensiva da seguire. Massima solidarietà al direttore Di Tommaso perché oltre al danno anche questa sgradevole vicenda dell'avviso di garanzia, ma sono certo, così come nella mia posizione, anche la sua sarà sicuramente delineata in maniera positiva da parte delle autorità giudiziarie. Comunque sapremo che è una cosa che andrà molto per la lunga. Noi auspichiamo che i tempi siano veloci e siano celeri affinché questa tragedia non finisca nel dimenticatoio, affinché sia correttamente attuato tutto l'iter giudiziario per dare una sentenza per i morti che ci sono stati e per il rispetto ai familiari delle vittime. Fabio Salsetta, Farindolese Doc, oggi sono arrivati questi primi avvisi di garanzia. Tu che hai lavorato sempre, hai visto nascere quello del Rigopiano, che cosa hai pensato? Finalmente qualcosa si muove riguardo agli indagati. Ovviamente ognuno di loro, anche se sono piccole, ma hanno anche loro purtroppo sicuramente delle responsabilità. Oggi si vede quel canalone. Sicuramente che prima che senza un piano valanghe, chi ha dato l'autorizzazione di fare quell'hotel là era sbagliatissimo, perché Quindi oggi si vede quel canalone.